gennaio 2022, inauguriamo queste trasmissioni, un nuovo anno, queste trasmissioni di Libri TV in compagnia di Giancarlo Calciolari, che il pubblico di Libri TV conosce. Giancarlo cura una rubrica sostanzialmente su Libri TV, le interviste di Giancarlo Calciolari. Oggi siamo insieme io e lui. Giancarlo Calciolari, scrittore, ricercatore di formazione psicanalitica. Io aggiungo anche chef, bravo chef. E parliamo oggi di un argomento che diciamo a cavallo tra la cultura, la politica, la giustizia. Parliamo di Armando Verdiglione, un personaggio noto, soprattutto molto attivo negli anni 70, 80, 90. Varie vicende giudiziarie si sono, diciamo, susseguite. Ma un intellettuale molto attivo in questi anni, parliamo appunto degli anni 80-90, oggi 78 anni, ha 78 anni, dagli arresti domiciliari da un paio di anni, per tutta una serie di diciamo, reati, diciamo, vagamente possiamo dire societari. Ci sono state anche delle altre condanne negli anni 80, ma con Giancarlo parliamo non tanto di questa vicenda giudiziaria quanto un po' dell'aspetto culturale. È un personaggio molto controverso, ha dato spazio nella sua attività intellettuale attraverso molti convegni, soprattutto alla dissidenza, in passato anche con traduzioni importanti. Stiamo parlando del periodo, insomma, in cui ancora c'era il comunismo russo, insomma. E probabilmente proprio anche per questo, nella intelligenza, diciamo, intellettuale, ha dato un po' fastidio. Ci sono stati vari attacchi in questo senso, ma anche delle prese delle difese molto importanti. Giancarlo, cosa ci sai dire di queste vicende, di questo personaggio? Sì, l'avvio della pratica intellettuale di Armando Verdiglione, l'avvio pubblico, è datato oggi al 1973. La sua attività di psicanalista, e che già, diciamo, rispetto allo statuto corrente allora dello psicanalista, molto più importante, è quella che comincia con i convegni, i congressi internazionali e con la pratica editoriale. Inizialmente collaborando con varie edizioni, tra le più note, e poi fondando la sua casa editrice, Spirali, e pubblicando appunto anche i dissidenti nel mondo intero. Ecco, questa pratica, sin dall'inizio, per la sua forza, per la sua intellettualità, ha disturbato. In ogni nazione c'è, diciamo, il partito di spirito, c'è la comunità, l'oligarchia che è anche intellettuale, intellettuale che non ha mai preso una tessera di partito. E a quell'epoca di sicuro non ha preso la tessera del Partito Comunista, e questo poteva rimanere comunque, diciamo, nell'ambito di come chiamarla, di una zuffa italiota, e avrebbe potuto anche non sfociare, apparentemente non sfociare, nella persecuzione pubblica, nell'attacco inquisitoriale, che dura da 50 anni, dura, sono 49 anni, dal 73 adesso. C'è stato questo primo affare che si è preparato, si può, è quello che ho fatto nel mio piccolo libro. Sono andato a leggere ancora i testi dal 73 all'85, ovvero di quegli anni che si è preparato l'attacco inquisitoriale, ma ufficialmente non c'era, anche se la poetessa Maria Luisa Spaziani, nel 1984 al congresso di Tokyo, informò Verdiglione che l'anno dopo sarebbe partito un attacco contro di lui. Si stava costruendo questo attacco
all'intellettuale più scomodo, diventa bersaglio, cioè viene costruito come vittima. E intendo come la vittima da sacrificare per rinsaldare tutto il corpo intellettuale, in questo caso italiano, ma aveva già anche altri, come dire, altri riflessi già allora internazionali. Nel 1985 il pretesto viene trovato, il pretesto è quello che l'incapace avrebbe estorto a un incapace, questo incapace tra l'altro era un amico, dottore con due studi, è un po' difficilotto farlo passare per incapace, e nel caso si acquista l'incapacità occorre pure rammentare che investendo 60 milioni se ne uscì con 180, socialmente proprio incapace no. Ora, tutto questo fermento, tutte queste battaglie ideologiche però appunto sono sfociate in un attacco preciso, ma dove viene costruito viene costruito il reato? Occorrerebbe andare a leggere come dire, altre cose per intendere, che ne so, il processo di Kafka, no? Che comincia con una calunnia. Si sveglia un mattino questo Joseph K. e capisce che è stato calunniato, la cuoca non arriva, la vicina lo guarda storto, non si capisce cosa sia successo e non si capirà mai. Poi, dopo una chiusura nel 91 per accettazione, se io non ho i termini tecnici, concordato, una specie di concordato, si accetta di chiudere la partita, anche perché storicamente non c'era più. Pare che l'interesse dell'attacco, no? Nel 91 sono passati 3 anni dalla caduta del muro e questa questione ha dato perlomeno un po' il pretesto a poter proseguire senza neanche, diciamo, il fantasma che potesse ancora ripetersi. Sempre un ostracismo diffuso È per il stato quale sono. un patteggiamento sostanzialmente, però la cosa Il interessante è che patteggiamento, sì, io non avevo il termine sì, no, tecnico, no, è giusto così stato un per patteggiamento. gli amanti, diciamo, Poi. della precisione. Però è interessante che nell'85 c'è stata una vari ci sono stati vari intellettuali che insomma si sono mobilitati da Ionesco a Rilevi. In Italia, insomma, ci sono stati anche Sì, delle c'è prese di stato posizione da l'intervento di parte di Moravia. quella partito che poi era il Partito Radicale, che insomma faceva della libertà di parola, insomma, di espressione una bandiera importante. Sì, è stato proprio, sì, è stato penso l'attore principale che non faceva parte, diciamo, del movimento cicramatico di Armando Le Leone e che è stato un sostegno nella sua battaglia politica. E questo deve anche aver partecipato a questo, come dire, a questo risultato poi, diciamo, del patteggiamento e di un proseguimento dell'attività. E c'è un dettaglio, se allora ci fu questa grande risposta, e in particolare anche dalla Francia, che cito appena Jean Daniel, che era il direttore del Nouvel Observateur, e tanti altri intellettuali, nel proseguimento c'è stata questa altra materia che è intervenuta dopo anni, ed è stato su pretesto fiscale questa volta. E l'accusa è, in breve penso, delle emissioni di false fatture per ottenere crediti, ma poi si entra già, diciamo, nella materia processuale interna, di cui ho ben letto moltissime cose, ciascuna cosa scritta da Verdiglione e non solo, alcune volte alcuni materiali di questi, diciamo, che in teoria e in pratica io non dovrei aver letto. Su questo pretesto parte un attacco, la promozione e la pubblicità di questa operazione che chiamavano, penso che la Guardia di Finanza che l'ha chiamata così, l'operazione Guru, ha provocato il dissesto, stavano pagando regolarmente tutti i suoi ingaggi, e ha provocato il dissesto finanziario di varie società, ed è questo anche lo strascico oggi ancora, non solo è agli arresti domiciliari da 3 anni, e
e c'è stata una piccola mobilitazione per sponsorizzare questi arresti domiciliari, perché ha rischiato per davvero di morire, finché è stato... Sì, c'è stato un deperimento fisico notevole, poi insomma c'è un'età alla base... C'è anche un'altra età, c'è anche un'altra... Esatto. Certo. E quindi oggi no, sì, quello che volevo notare era che anch'io ho pensato che questo silenzio stampa quasi di questi anni sia una strategia voluta da Armando Giordiglioni, invece assolutamente no, è un silenzio stampa dei media proprio, cioè è come se i media avessero già archiviato nel modo del punto di vista che è sempre emerso in questi 50 anni di persecuzione, ma in realtà non è di questo che è questione in questo silenzio. E quindi, forse anche rispetto a questo, io ho scritto questa piccola cosa, ora auspico che sia un pretesto per di lettura. E, sì, poi ci sono altre considerazioni, mi fermo qui per il momento. Sì, no, diciamo che a onor del vero, insomma, poi... c'è sempre, diciamo così, l'eccezione poi che conferma la regola. Andando a cercare un pochino, ho trovato un articolo sul dubbio di Piero Sansonetti, che insomma, al di là del tecnicismo giudiziario, che è proprio di altri giornali, prende in esame insomma la questione umana, che diventa veramente macroscopica. È un articolo del 2018, ma insomma, già con un'età così avanzata, una persona in carcere ancora appunto non ha avuto i domiciliari, non ha nessun tipo di, diciamo, di appiglio da un punto di vista, ecco, umano, che poi dovrebbe essere insomma alla base anche della giustizia. Ed è interessante anche una cosa che ho notato, è che Verdiglione si è laureato con una tesi sui giganti della montagna di Pirandello, quindi questa cosa, un pochino questa attenzione pirandelliana, quindi parliamo di molto tempo fa. Ricordiamo che Verdiglione peraltro è nato a Caulonia nel 1944, e forse anche appunto la sua formazione psicanalitica lacaniana, diciamo di stampo lacaniano, non l'ha aiutato riguardo a, diciamo, nell'ambiente della psicanalisi italiana. Molti attacchi sono venuti anche da lì. Sì, non prettamente, diciamo che l'analisi della provincia Italia ha scomodato diciamo tutte le poltrone, e non solo quelle psicanalitiche. Rispetto a Lacan occorrerebbe ricordare che insomma l'introduzione in Italia, l'introduzione intellettuale di Lacan è stata fatta da Verdiglione. Verdiglione non è mai stato lacaniano, e non è senza Lacan che ha fatto la sua strada, ma non era il riferimento. L'analisi di cui tu parli, di com'è cominciata, io la posso anche svolgere in quel modo e anche in un altro modo, ovvero, ed è quello che ha disturbato di più, no? Cioè di fare l'analisi della società italiana, non solo, perché poi ha letto i miti fondatori delle varie società, e quindi c'è un'analisi dei vari monoteismi, l'analisi dell'India, della Cina, del Giappone e dell'ateismo, ma nei giganti della montagna si pone già la questione dello simbolo dell'alto basso, i giganti, gli scalognati della piana, cioè di questa rappresentazione sociale dicotomica, no? Che c'è già in Aristotele, in cui c'è la classe degli uomini liberi e la classe degli uomini schiavi. E questo è ancora la base di moltissime teorie. Lo vorrebbero schiavo, tra virgolette. Questa provincia, non l'Italia del Rinascimento, non l'Italia dell'informazione che stiamo facendo, non l'Italia dell'impresa, non l'Italia della poesia e della scienza, ma la provincia Italia,
l'ideologia dell'unico sotto cui occorrerebbe stare, sottomettersi per avere, per essere tutti sul carro, in carriera e tutti felici e contenti, che sono solo delle idealità, è stata messa subito in questione, proprio con la sua tesi di laurea, che apparentemente non è psicoanalitica oggi, della questione dei giganti, dei maggiorenti, dei grassi in Machiavelli, a meno che non sia una traduzione francese, no? Dove c'è la questione del, chiamiamolo così in breve, di come funziona il piccolo gruppo di coloro che ha il potere e come la moltitudine impotente, senza potere, è governata da questo piccolo gruppo. Ecco, questo c'è in tutti i libri, ma c'è anche la questione che l'oligarchia, come si vuole chiamare, che la nomenclatura sono i nomi acclamati, appunto, e quel che socialmente funziona, e non tollera l'intellettuale libero. E questo che è il gioco. Perché questo accanimento solo in questa direzione? Perché riceve tutta l'attenzione addosso al negativo? Perché Armando Verdiglione è il nemico pubblico numero uno della cultura? Perché è lo spettro anche dei suoi giudicanti, dei suoi... è quel di cui si tratta, cioè nei primi, nei primi 12 anni di analisi, di questo si tratta. Ha pubblicato per primo, dopo 500 anni, la traduzione del Martello delle Streghe, che era il manuale per uccidere le donne. Sì, poi anche sull'Inquisizione, insomma, cioè, si è mobilitato, e il Malleus Maleficarum, il Martello delle Streghe, sì, il manuale dell'Inquisizione per la caccia alle streghe. Senti, Giancarlo, però mi sembra che, però, perlomeno, se il corpo ovviamente è recluso, la mente no, e si è dato da, e si sta dando da fare, se mi pare di aver capito, per pubblicare un libro, Il carcere e la questione della parola. Sì, è attivo, è chiaro, cioè è tutti i materiali della persecuzione sono, nella sua analisi, nella sua lettura, sono tutta una serie di libri che in questi anni ha pubblicato, magari nella difficoltà, ha pubblicandolo la maggior parte solo in versione ebook. E nella questione del carcere, quel libro lì è proprio quello dei mesi in cui era in prigione, e che poi, infatti, mi pare che si concluda quantomeno quel libro nel momento in cui agli arresti domiciliari. Io l'ho scritto senza speranza, in una disperazione estrema. È chiaro che non come dire, il panorama è cambiato, non posso, non ho né la stoffa né le physique du rôle, ma non vedo neanche chi ci sia che possa oggi essere il Dreyfus, lo Zola del caso Dreyfus, no? Ed è una lettura che è stata fatta da Verdiglione, l'ho fatta questa lettura del caso Dreyfus e del caso Verdiglione. E tutta questa unanimità si può cominciare a intendere leggendo proprio tutte le analisi dell'Inquisizione e della persecuzione. Vedo di, non di cavarmela, ma di menzionare questa frase, è una citazione da Emmanuel de Vinas, che è stato anche un amico di Armando Verdiglione, e penso che de Vinas non sia un suo aforisma, ma citi letteralmente una... vengono chiamate storielle ebraiche in Italia, ma penso che sia una delle storie nel Talmud, in questa lettura della Torah, della Bibbia ebraica. E dice:
Se, come dire, se tutti accusano qualcuno, liberatelo subito, è innocente. E di questo si tratta. Da dove viene questa unanimità? Anche chi non ha mai letto nulla può partire lancia in resta contro Armando Verdiglione. A me è capitato, da suo testimone e scrittore, e capita che leggendo me uno abbia la sensazione, non lo so, come dico con ironia, che ieri ho portato le mie brioche al professor Armando, mentre invece sono anni che non li incontro, posso dare questa sensazione per letture, ma qualcuno anche di colpo, non c'entra nulla, semplicemente non è questione di cultura, qualcuno di colpo, addirittura nella materia del diritto, solo per questa presunta vicinanza a Armando Verdiglione, mi apostrofa come la feccia del verdiglionismo. Ma dico, ma a che titolo, miei cari? Cioè, che cosa avrei fatto? Sono colpevole di cosa? Di amicizia intellettuale? Cioè, di non fare Pietro? Io non ho da vantarmi che non sono Pietro, ma... È una logica un po' del branco che purtroppo oggi torna alla ribalta per vicende di altro tipo, ma sempre molto molto incresciose, di tipo appunto il giudiziario penale avvenuto a Milano. Un po' la logica del branco dell'attaccare i tanti contro uno, nel caso appunto che stavo accennando, e tutto un altro caso riguarda le donne, la violenza sulle donne. C'è una, probabilmente è una forza che viene dal branco stesso, non dalla motivazione, dall'essere in tanti. Io direi, perché è quasi la stessa questione, sono le due facce. Il branco e l'elite, se rimaniamo nella mitologia del branco, qui c'è l'accordo tra leggendo varie cose, tra il piccolo gruppo di coloro che sanno e le moltitudini ignoranti. Va assieme. Non è giudicato dagli incolti, no? Noi abbiamo 9.000 magistrati, ma anche qui io non sono in guerra contro la magistratura o contro quei magistrati che da 25 anni adesso e prima si sono andati in cambio con altri, si occupano di questo affare. Io rimango sdegnato, è uno sdegno che non incrimina nemmeno la magistratura, sarebbe anche assurdo da parte mia di intellettuale libero che non rispondo a nessun gruppo, nemmeno al gruppo di Verdiglione. È inaccettabile che una pratica intellettuale sia marchiata così, bollata così, e non sembrerebbe. Cioè, chi viaggiasse oggi per l'Italia, ma è chi viaggia in quel modo, non si accorgerebbe di nulla. Ma di che cosa dovrebbe accorgersi? che comunque non è... Non è un caso penale. La mia testimonianza è semplicemente quella. In 45 anni di letture, io non trovo il caso penale in tutta la materia citata in tribunale, nei libri, da chi non ha... io ho seguito appunto questi dibattiti che c'erano già nel 75-76, ci furono già dei convegni dove non abbiamo mai avuto gli atti, non abbiamo mai avuto i testi, né di Armando Verdiglione e degli altri che intervennero, dove c'era già la presunzione di una sfida ideologico-politica che non ha mai accolto, perché non è, come dire, per battaglia politica rispetto agli altri, ma è solo, cioè, che l'anomalia, la blasfemia è intellettuale e basta, non è che perché è contro. Armando Verdiglione non è contro all'oligarchia italiana, perché sarebbe Don Chisciotte se fosse così, sarebbe partita persa. Invece la partita
non è per nulla persa, è attivo, e scrive e pubblica, e di questo si tratta. Quindi, e anche, beh, anche per, come dire, per i contributi, non solo i contributi rispetto al dissenso, ma quella che è la lettura della vita rispetto a quella che è la lettura data in tante discipline intorno a quella che è chiamata vita, sarà presa in considerazione se non lo è. Cioè, è una chance intendere il caso estremo di vita. Faccio un esempio, altrimenti qua sembra che io sia in un'astrazione che non si capisce nulla. Io recentemente mi sono trovato a leggere il caso Sergio Marchionne. Allora, io posso cogliere, fare, come dire, una lettura di come ha funzionato come imprenditore, e questa questione, se non è ideologica, se arrivo a una posizione tale che non sia ideologica, vale per ciascuno, perché a ciascuno la sua impresa. Noi possiamo anche essere lavoratori per un'altra società, ma qual è il modo, quali sono i dispositivi, qual è la parola, qual è la linguistica della vita, è un'altra. Però anche leggendo Sergio Marchionne, io non leggo solo il caso di imprenditore, mi incuriosisce il contrappasso, mi incuriosisce questa morte che rimane mistica e misteriosa. Eccolo, leggendo e svolgendo le analisi, ci sono elementi per intendere qualche cosa di questo contrappasso e di questa conclusione. Ma ciascuno avrebbe da trarne vantaggio dalla lettura della presunta ereditarietà in ciascuna vita. Per dire così, Marchionne muore di ereditarietà, inventa dispositivi nuovi per rilanciare un'azienda che avrebbe chiuso, quindi tutte le discussioni anche sindacali si sarebbero chiuse lì, tutti hanno ragione ma il paziente è morto, rinnova questo e a un certo punto però cede. Questa questione del cancro va letta, non va lasciata da sé. Ora, questi elementi non ci sono nella psicanalisi, questi elementi non ci sono nelle 360 o 400 psicoterapie. Letteralmente nel dibattito non entro nella questione tecnica che potrei entrare, ma la psicoterapia non è la psicanalisi, anche se la psicanalisi è stata quasi divorata e si è lasciata autodivorare dalla psicoterapia, ma sono vicende che richiedono ben altra lettura, e già distinguere tra quel poco che resta della psicanalisi e la psicoterapia, beh, è un contributo alla civiltà, non è contro chi è una masnada di psicologi o meno. E quindi tutta questa analisi anche della società, dello psicofarmaco, delle psicodroghe, della criminalità, l'analisi delle partite chiuse che giocano le società. Quindi oggi le democrature occidentali, al seguito delle dittature cinese, russa, islamica, sono materie di vita. È chiaro che non sono facili. La Cina si è mangiato Hong Kong e sta divorando delle nazionalità intere, e nello stesso tempo noi abbiamo, come dire, ed è giusto, da scambiare con la Cina. Noi non possiamo, a parte che noi siamo i piccoli, ma non possiamo lasciarla isolata. Cioè, quella parte di intellettualità che è cinese dovrebbe avere tutte le nostre attenzioni, perché c'è una Cina che è una Cina intellettuale, c'è un'Arabia che è un'Arabia intellettuale, non è solo tutto sotto, certo, sotto il fatto. Ecco, questo humus è, come analisi, concentrato apparentemente in Armando Verdiglione, ed è quello che fa che è l'indigesto nella cucina intellettuale di cui scrivo. Lui è il veleno per eccellenza della cucina di elite e di massa, no? È il cuoco stravagante che arriva, non si capisce perché, nessuno lo conosce, però sa far di più. Vogliamo un esempio popolare? Bruce Lee se ne andò a un campionato mondiale e fece vedere qualcosa. Veniva da un altro pianeta.
E funziona così, cioè 50 anni di un'analisi che per lo più è leggibile, invece dà gli elementi per cogliere come funziona la Cina, come funziona l'Arabia, come funziona l'Italia, come funziona la Russia, sfumature essenziali, quindi non solo diciamo legate all'analisi della cultura, come potrebbe essere leggere l'ideologia tedesca, come l'ha letta Marx, l'ideologia francese, come l'ha letta Bernard Lévy, e potremmo anche dire, ma non è solo quello, non è l'ideologia italiana semplicemente che ha toccato Armando Verdiglione e che per questo gesto sta ancora pagando di essere innocente, perché è accusato di quel reato di cui nessuno può difendersi, è accusato di vivere. Cioè. Giancarlo, stiamo andando verso la conclusione, abbiamo dato degli spunti di riflessione su questo, ma abbiamo anche toccato insomma l'aspetto umano che è fondamentale, io penso, per tutte le vicende che di vita che sono toccate dalla giustizia. E sono vicende che, come accennavamo prima di questa trasmissione, hanno degli esempi non soltanto in Italia, ma anche in altri posti, perché anche in altri posti ci sono delle intelligenze culturali, ci sta un, tra virgolette, mainstream della cultura ufficiale, che a volte è anche a braccetto con il potere, con la politica ufficiale. Ed è uno dei tanti modi di esercitare il potere, quello di accantonare le voci dissonanti. Penso che in qualche modo abbiamo dato un contributo. Vuoi concludere con qualche parola? Io ti ringrazio per questa occasione di parola. È chiaro che, per dire così, sono pronto per una serie di dibattiti se fossi invitato in Italia, e rispondo lealmente a ciascuna questione. No, non mi resta veramente che ringraziarti, che ringraziare Tiberi.tv e per questo lavoro, che d'accordo io collaboro, e per questo lavoro che è una bellissima scheggia intellettuale, è una scheggia civile. Forse possiamo dire siamo i testimoni di cui ciascuno dovrebbe godere. Cioè, un'occasione di parola che è rara, quindi grazie a voi. Libri TV e liberi spazi di parola, noi lo ricordiamo sempre, grazie a Giancarlo Calciolari, lo ricordiamo appunto protagonista delle interviste di Giancarlo Calciolari su Libri TV, uno spazio abbastanza ormai corposo come numero di video, facciamo circolare questo video e gli altri, grazie ancora, a ritrovarci su Libri TV.